TG, buongiorno e benvenuti. Il segreto della fertilità è nascosto in questi mucchi. In realtà non è un segreto, perché se tu pensi che già i romani da Roma andavano sotto il Vesuvio per fare le loro aziende agricole, quando avevano tutta la piana del Tevere a loro disposizione, ci sarà stato un motivo, perché le terre vulcaniche come questa sabbia sono di per sé fertili. Questi sono gli ultimi orti che abbiamo preparato, come vedi già lì abbiamo le piante messe proprio ieri, e quindi questo orto funziona come funziona un bosco, con del composto vegetale, tanta sostanza organica, ma non incassata in terra, non sovesciata, che è la tecnica che normalmente si usa in agricoltura, ma proprio stratificata sopra. Poi mettiamo un medium di sabbia per mettere proprio le piantine. Poi arricchiamo tutto questo con funghi e batteri del terreno, e questo è il segreto dell'orto obiettivo. Noi non usiamo nemmeno un grammo di rame sui nostri pomodori, sono completamente naturali, perché le piante stanno bene naturalmente. Se le piante si sono evolute da sole, prima che arrivasse la chimica fino a noi, è perché hanno resistito da sole. Quando noi diciamo che in questo tipo di coltivazione riusciamo a fare da 5 volte in su una quantità di ortaggi superiore all'agricoltura industriale, è perché attuiamo tante tecniche. Una di base, questa fertilità pazzesca che gli diamo, naturale. Seconda, facciamo una tecnica che si chiama biointensivo. Non lasciamo quasi mai terreno coltivabile nudo. Per esempio, questa accoppiata insalata pomodoro, secondo noi, è una delle migliori che possiamo fare. Qui però ci sono anche fiori, c'è un po' di tutto. Ma certo, perché noi la biodiversità la intendiamo in ampio senso, come c'è quella siepe qui dietro che abbiamo lasciato completamente naturale. Ci piace avere anche fiori nell'orto, non solo per un piacere estetico, ma perché apportano api, altri insetti. È bello avere i fiori nell'orto. Pur essendo un orto produttivo, perché ci sono 100 e più soci che sono soci di quest'orto, noi lo vediamo come un posto dove stare bene.